pioveggiato lo stand della TVU, le novità tecnologiche che troviamo in questo stand? Buongiorno Antonio, le novità sostanzialmente sono le stesse presentate al NAB e rappresentano la partenza dell'acquisizione e la creazione di contenuti, per cui con il classico zainetto trasmettitore che oggi è rappresentato dal TM1000 che ha 6 modem 5G ready, oltre ad aver presentato un router con 3 modem 5G per creare connettività nei luoghi dove non si può trovare. Oltre a ciò, l'RPS si aggiunge una macchina nuova dove è stata aggiunta, oltre alla scheda di acquisizione con 8 I/O, per cui la possibilità di trasmettere in remoto 6 canali verso la venue e ricevere 2 canali di ritorno, è stata introdotta anche la tecnologia di bonding, per cui con 6 modem 5G anche in questa unità. Qui ci fermiamo con la parte hardware sostanzialmente, che ormai sono diventati delle commodity. Ecco, ma con questa capacità di banda e nello scenario nuovo della produzione dei contenuti con la parte di cloud e tutta quella che è la remote production, TVU come si propone e che tipo di servizi offre? TVU negli ultimi anni ha sviluppato tantissimo la piattaforma e la parte cloud con i microservizi. Sostanzialmente è partita con il TVU Producer già diversi anni fa e attorno a questa ha sviluppato tutta una serie di microservizi che permettono di gestire la produzione dalla creazione fino alla trasmissione. Sostanzialmente oggi con il TVU Producer si possono gestire 8 canali di ingresso e fare la produzione in remoto attraverso una semplice interfaccia web dove ho il controllo dell'audio, ho i player, ho la grafica, oggi integrata anche con FlowX, per cui la possibilità di titolare in maniera dinamica in tempo reale accedendo ai database aggiornati, ok? Dopodiché si passa al TVU Play e al Party Line, sostanzialmente una piattaforma per fare interagire le persone da casa o i giornalisti, quelli che devono commentare. Una delle ultime proposte aggiunte come microservizio è TVU Channel, per cui oggi TVU propone anche un servizio di playout di canale in onda che può essere fatto tramite cloud in maniera estremamente rapida ed efficace, che ha due modelli di business: uno, paghi per quello che mandi in onda; due, addirittura puoi essere pagato per ogni viewer che vedrà il tuo canale, per cui su questa c'è sicuramente molto molto da dire. Ma a questo punto sicuramente TVU vanta anche degli importanti successi con i network americani per quello che è riuscito a fare in determinate situazioni. Sì, sicuramente, ormai è una cosa molto consolidata. TVU ha implementato tutta la rete di contribuzione di CNN negli Stati Uniti, per cui ogni subscriber, ogni azienda broadcaster che ha degli accordi con TVU riceve direttamente attraverso un semplice transceiver di TVU i contenuti da CNN nel mondo. Questo semplifica tutto il processo di contribuzione, ma riduce pesantemente anche i costi stessi di gestione. Riduce drasticamente i costi e ha semplificato il workflow e anche la semplicità di distribuzione dei contenuti. Dallo stand della TVU per Digital Production dall'IBC di Amsterdam, Fabio Veggiato.